Che lavoro faceva, signor Pucci? Muratori. Lei ha conosciuto il signor Pacciani? Sì, siete a fare un tetto, io della sua casa di disse lui riesci a piace se andava a fargli niente, il suo tetto gli feci il tetto io, ecco, con lui facendo il manovale. Ecco. Avete mai parlato di interessi comuni? Mai. Mai. Lui gli ha mai detto che le ha mai chiesto se andava a guardare le ragazze, le donne che andavano a fare il bagno al lago nude? Sì, ma certo, sì. Glielo diceva e gli chiedeva se lo faceva anche lei? Lo mandava se io andavo, se io andavo a fare il bagno, lo tante volte è là quando sono libero. Le ha mai parlato di luoghi dove le coppie facevano l'amore? Se lui li conosceva e se lei li conosceva? No, no, mai. Non avete mai parlato di questo? No, mai. Ha mai mostrato a lei nelle conversazioni giornali pornografici che lui aveva? Sì. Dicendo qualcosa in particolare? Sì, quello sì, insomma. Cosa diceva? Delle donne, sì, fate bene. Le ha mai mostrato riviste pornografiche o foto pornografiche in cui lui a biro aveva fatto dei segni sulle parti intime delle donne raffigurate? Ma io questo me lo vabbè, l'ha detto lei, ora vediamo. Il Pacciani le ha mai detto che lui Pacciani andava a guardare le coppie? Me mai. Senta, però io le contesto che ha detto, inoltre mi diceva che a lui piaceva fare all'amore in prima persona, ma quando guardava le coppiette che lo facevano provava un sentimento di schifo e nel dirmi questo mi sembrava che si agitasse. Questo ha raccontato lei alla polizia. Ma perché per i Pacciani io? No, sì. No. Se sono sbagliati quelli che hanno verbalizzato. Vediamo se hanno fatto altri errori. Vediamo se hanno fatto altri errori, può capitare, eh? Non è vero. Non è vero. No, perché io per le coppie non sono mai visto. No. Signor Pucci, lei l'ha. Ora glielo contestiamo. Non contesti, perché io non lo ricordo. Perché io esco e non ho mai visto. Ne porta io. Gliel'ho contestato finora. Allora, signore. Io non ho mai visto. Via. Guardare una coppia Pacciani. Gliel'ha mai raccontato lui che andava a guardare le coppie? Ah, che l'abbiamo raccontato, sì, me l'ha raccontato. Allora vede. Andava a vedere, ossia, laghi. Allora sono io che mi so spiegare, ma. No, sono io un capisco perché sai. No, ci mancherebbe. La verità è quella che prima o poi viene sempre. Allora così le ha raccontato e lui andava a guardare. Senta una cosa. A proposito dei giornali, lei aggiunge, io glielo contesto, il Pacciani mi mostrava giornali pornografici con foto di donne in determinate posizioni e in alcune foto egli aveva sottolineato con la biro le parti intime delle donne raffigurate. Lei aggiunge, così mi sembra di ricordare. Ma io giornate ho segnato la biro e non me ne ricordo. Le donne me le ha fatte vedere, il giornale me le ha fatte vedere tanti, me le ha fatte vedere, lo sì, è vero, ma io ho segnato la vita. Non ho altre domande, grazie. Avvocato Bevacqua, prego. Signor Pucci, lei nella sua dichiarazione ha dovuto un po' confessare di essere aduso a guardare, in francese si chiama voyeurismo, eccetera, capito? Guardare le donne, ha detto così. Era, cioè, ma qualche volta mi hanno guardato anche me. Sì, certo. L'ho fatto pari. No, io le volevo domandare. No, io mi dispiace di introdurre questo discorso. Diverte così? Lei era ritenuto una persona che guardava nell'ambito della zona di Mercatale, va bene? Ho lavorato di molto io anche. Sì, certamente, ha lavorato, ma anche con gli occhi, si può anche lavorare anche con gli occhi, no? Oh. A voglia. Allora, contenta, gode. La domanda che le faccio è questa. Ha mai visto Pacciani di notte, girare, guardare? Mai. Grazie.